In 1955, Nunzio Tumino founded Aurora Importing with a simple idea that quality matters and began introducing Italian products like extra virgin olive oil to the Canadian market, paving the way for a whole new generation of ethnic imports and building a brand that stood for quality. And to this day, we still believe that quality comes first. Join us this year as Aurora celebrates 60 years of quality food for a quality lifestyle. Hi, Nono. Now what are you doing? I'm installing new winter tires on Zia Sabrina's Dodge Dart so we can get you to Nona's house safely. Great! Don't forget Mommy's car. I won't. Il 10 luglio del 1943, più di 25.000 soldati del primo corpo di spedizione canadese, facente parte della potente armata alleata, sbarcarono a Pachino, nella punta meridionale della Sicilia, in una operazione militare denominata Operazione Husky, che costituì l'inizio della campagna d'Italia. In occasione del 70° anniversario, Canadian Company ha lanciato una campagna per onorare e ricordare tutti i suoi connazionali che hanno combattuto e sono morti nei mesi di luglio e agosto del 1943 in Sicilia. A tutti quanti si sa che ogni guerra è sempre una devastazione. Stiamo parlando di uno schieramento di circa 20.000 soldati canadesi sbarcati in Sicilia. Loro hanno cominciato qui dalla Sicilia a liberare l'Italia e l'Europa. Ho seguito da quella finestra lo scontro che si è ripetuto tra truppe alleate e truppe tedesche. Mi raccontava che vedevano gli aerei con dei grappoli di bombe che sganciavano a non finire. Mio padre non è potuto essere presente e mi ha chiesto di venire e rappresentarlo per onorare la tomba di suo fratello. Operazione Husky fu la prima operazione strategica indipendente della Seconda Guerra Mondiale. I canadesi piansero più di 2.300 vittime, di cui quasi 500 soldati periti in battaglia. Non finiremo mai di ricordare gli uomini che vennero uccisi in luoghi come questo. Quasi 500.000 di alleati affrontarono i soldati italiani e tedeschi durante il mese e mezzo di campagna. Speriamo che quelli che verranno dopo di noi, le generazioni future, continueranno a ricordare. Operazione Husky cominciò nella notte del 9 luglio 1943. Il reggimento canadese si avvicinò da sud, sbarcando a Pachino. 70 anni dopo, ricamminiamo sulle tracce dei soldati. Anthony Avola è l'ex presidente della Confederazione dei Siciliani dell'Ontario. Era ancora un piccolo bambino quando le truppe canadesi attraversarono la sua cittadina. Ecco perché si è unito alle centinaia di canadesi che hanno ripercorso il cammino dei soldati nel 1943. La prima fermata è un monumento nella piazza principale di Pachino. Tutto bene? Tutto bene. Madonna, quanto tempo che non ci vediamo. E che ti ci porta? Beh, siamo venuti qua perché è il 70° anniversario dello sbarco degli alleati canadesi qui a Pachino. Questa manifestazione, The Husky Project, chiamato, sì. Tu naturalmente ne hai sentito qualcosa, hai sentito parlare, sì, infatti, qui nella comunità di Pachino, no? Sì, sì, infatti ne ho sentito parlare di questa Operation Husky, quella che è già stata effettuata. Sì, sì.
Infatti c'è qua il monumento che hanno portato un po' di giorni fa. Sì. Per quanto riguarda l'operazione che è scritto anche in italiano. Italiano, inglese, francese. E queste, naturalmente, queste foto riflettono lo sbarco di 70 anni fa. Sono alcune foto inedite di allora. Sì, infatti. Infatti c'è anche dove anche la spiaggia dove hanno sbarcato. Allora dopo ci fai vedere dove è la spiaggia, sì. Che dove hanno sbarcato allora con gli anfibi e perché c'è lì un anfibio là che hanno, dove hanno atterrato, diciamo, così via, sì. Mare. Ti faccio vedere dove è la zona che in effetti dove almeno tutti quegli anziani ci hanno detto dove sono arrivati per la prima volta, ma dove hanno sbarcato. Ho capito. Ok. Durante la prima giornata di Operazione Husky, 25.000 soldati canadesi erano parte dell'assalto navale, che incluse in totale 2.590 imbarcazioni. I canadesi sbarcarono sulla costa ovest di Pachino, dove un reggimento di italiani, per lo più anziani e male armati, li stavano aspettando. Qui è dove la battaglia di Sicilia e la liberazione dell'Italia ebbe inizio 70 anni fa. Tra poco, nei primi giorni dell'operazione, la lista di persone che persero la vita dalla parte italiana cominciò a crescere. Siamo nel cimitero di Raddusa e qui riposa il signor Barbone Giuseppe, nato l'8 marzo del 1913 e morì il 7 luglio del 1943. Questa data corrisponde allo sbarco dei canadesi in Sicilia. I canadesi sono venuti qui per liberare l'Italia dai nazisti. Con le truppe tedesche ancora lontane, furono i giovani siciliani che dovettero sopportare i primi momenti della battaglia per la Sicilia. Finora abbiamo seguito italiani e canadesi da ogni parte nel loro cammino sulle tracce di Operazione Husky, una battaglia epica che aprì la strada alla liberazione dell'Italia e al trionfo finale degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Speriamo che quelli che verranno dopo di noi, le generazioni future, continueranno a ricordare. Luglio, Bark West Rogers Beach. In questa mattina del 1943, i battaglioni della prima divisione fanteria canadese sbarcarono sulle spiagge bianche sul lato ovest della penisola di Pachino, il punto più meridionale della Sicilia. Verso di là, verso la spiaggia. Questo praticamente è il punto dove sono atterrati i soldati canadesi 70 anni fa. Loro sono venuti via mare e sono lanciati dal cielo con i paracadutisti. 7 giorni prima dell'operazione, aerei della 9a e 12a divisione dell'aeronautica statunitense e britannica attaccarono la Sicilia dall'Egitto, dalla Tunisia, da Malta. In pochi giorni distrussero quasi tutte le postazioni aeree italiane. La notte dell'attacco, paracadutisti sfidarono i venti fino a 70 km orari che li fecero atterrare sulla punta sud dell'isola. Le truppe canadesi vennero invece dal mare. Nel primo giorno dell'invasione, quasi 180.000 soldati alleati sbarcarono in Sicilia. Il primo obiettivo era Siracusa. I canadesi affrontarono i reggimenti italiani formati da uomini reclutati dalle città siciliane vicine e il fuoco dei panzer dell'unità Hermann Göring che avanzava da Gela. Ci furono vittime da entrambe le parti.
non ci furono solo vittime tra gli alleati durante quella battaglia. Ci furono anche tanti uomini siciliani che senza esperienza dovettero combattere con armi vecchie e che dovettero morire per una causa nella quale neppure essi stessi credevano. Siamo nel cimitero di Raddusa e qui riposa il signor Barbone Giuseppe, nato l'8 marzo del 1913 e morì il 7 luglio del 1943. Questa data corrisponde allo sbarco dei canadesi in Sicilia. I canadesi sono venuti qui per liberare l'Italia dai nazisti. Si vede che è un soldato dal basco e dalla divisa. Luglio, Ispica. La cittadina di Ispica fu la prima ad essere invasa dalle truppe canadesi. Il giovane luogotenente Sidney Frost della divisione di fanteria leggera Princess Patricia venne nominato sindaco provvisorio. Frost si mantenne in contatto con la cittadina anche dopo la guerra. Lavorando a fianco della cittadinanza, Frost finanziò nel 1991 l'erezione di un monumento per onorare i canadesi caduti durante l'operazione Husky, un monumento ancora esistente. 12 luglio, Modica. Questa giornata vide i canadesi avanzare nell'entroterra siciliano e prima ancora della fine della giornata le forze nemiche si erano arrese. La mia prima missione reale fu il terzo giorno a Modica. Quando arrivammo a questo incrocio, qualcuno mi sparò addosso. Io risposi al fuoco e poi vedemmo un camion in fiamme sulla strada e un soldato morto a terra, lì a fianco. Trovammo che all'incrocio successivo, dove c'era una chiesa, i nemici avevano costruito una barricata abbastanza grande, usando pietra e legno. Riuscimmo a sbloccarci, ma qualcuno perse la vita. Entro il 13 luglio più di 478.000 soldati alleati erano sbarcati in Sicilia, quasi il doppio delle forze italo-tedesche. Una dopo l'altra, tutte le città siciliane caddero in mano alleata. Mentre canadesi e britannici avanzavano dal sud e gli americani dal nord, i soldati tedeschi iniziarono la loro ritirata dal centro dell'isola. La battaglia più grande doveva ancora essere combattuta. Tra poco, molti si trovarono in mezzo al fuoco incrociato, ma proprio nei momenti di maggiore difficoltà, uno speciale tipo di umanità germogliò. Mio padre è stato chiamato da un amico perché ero in braccio io a un soldato. E visto che mio padre era concitato, era molto, molto preoccupato, mi ha posto immediatamente nelle braccia di mio padre dicendo ok, ok, nel senso di non è successo niente. Dopodiché lo stesso soldato ha omaggiato il mio padre con delle stecche di sigarette, del pacchetto di sigarette. E a me ha dato diverse tavolette di cioccolato. Io felicissimo, tornando a casa, ho fatto una scorpacciata di cioccolato. Finora abbiamo rivissuto i momenti più intensi, dai campi di battaglia di Operazione Husky, attraverso i racconti di chi li ha vissuti, di chi era lì. Trovammo che all'incrocio successivo, dove c'era una chiesa, i nemici avevano costruito una barricata abbastanza grande,
usando pietra e legno, e avevano a disposizione una grande potenza di fuoco. Luglio, Ragusa. Il più grande nemico dei canadesi è oggi il terribile caldo delle zone interne. Avendo perso molti mezzi in mare durante lo sbarco, le truppe avanzano in gran parte a piedi. Incontrando poca resistenza, l'avanzata è stata rapida. Nella zona di Ragusa, la divisione canadese riceve l'ordine di recuperare le forze per 36 ore. Ne aveva bisogno. Il 13 luglio del 43 a Scordia è arrivata parte dell'ottava armata. Tutti i bambini, non si capiva quello che era nemico, quello che era amico. Noi conoscevamo il nostro grigio-verde, poi è arrivato i soldati dell'ottava armata. La fame e le malattie cominciarono a diffondersi nell'isola e molti bambini, come Gesualdo, iniziarono ad ammalarsi e purtroppo anche a morire. Avendo avuto uno zio che era nei vigili urbani e vedevo che la mia malattia tutti i giorni si aggravava, perché io avevo incontrato tifo e infezione e stavo per morire, mio zio andò al comando alleato. C'erano i canadesi anche a Scordia, e che in collina, perché Scordia è 111 metri a livello del mare, ma c'è anche la collina che è 280 metri circa. E allora si fecero degli ospedali militari alleati per femminucce e per i maschi. Io venne ricoverato in quello alleato del mare. E mi sento un sopravvissuto, perché loro mi hanno curato per 2 mesi dentro l'ospedale, a me e centinaia di altri bambini. Le sofferenze furono immense, ma me la sono cavata, e augurando sempre un mondo di bene a tutti. Lo faccio di cuore, perché i canadesi hanno il suo posto nella storia, essendo venuti in Sicilia. Luglio, campagne a bordo della strada a sud di San Giacomo. Approfittando del fatto che tanti soldati canadesi stanno riposando, raccolti in vari posti, il generale Bernard Montgomery, detto Monty, si recò in visita presso di loro, dandogli il benvenuto nell'ottava armata. In questo luogo, i battaglioni della fanteria canadese si riunirono per ascoltare le sue lodi per quanto fatto nella fase iniziale. Ma Montgomery li mise in guardia per i duri combattimenti che sarebbero arrivati al momento dello scontro con i tedeschi. A quel tempo molti siciliani erano direttamente sulla linea di avanzata dell'invasione. Il 4 luglio mi sposai, il 5 luglio ero soldato a Saragossa. Mi portarono a Licata, mi portarono a Gela, Scoglietti, tutti i paesi della Sicilia, a parte la legata a Scena, mi giravi tutti. Dopo 98 anni ancora penso cose antiche così. Queste cose non si possono scordare. C'era un massaro che si chiamava Massaro Luigi, disse: ma tutti stanno maturati, i bombe che avevano sparato tutta la notte, a costa, costeggiavano tutta la costa, andavano al mare. 200 metri, 100 metri non erano nuovi, non era io. Non aveva postazione. Chi ci rispondeva? Era distrutto completamente. La postazione che era fatta qui, gallerie, oppure era fatta? No, era una postazione, un gruppo d'artiglieria c'era aperto. 15 luglio. Il luogotenente Pete Reckman guidò l'avanzata canadese fino a Gran Michele. Mentre i carri tedeschi iniziavano a sparare, Rickman segnalò la loro posizione coi bengala, permettendo agli Sherman canadesi di neutralizzarli.
Per questo venne insignito della Croce Militare. 16 luglio. Il reggimento Royal Edmonton ha respinto i tedeschi e si trova a distanza di proiettile da Piazza Armerina. 70 anni dopo, i canadesi marciano ancora attraverso la città. Accogliamo calorosamente le truppe canadese e i membri di Operazione Oski, accompagnati dal sindaco di Piazza Armerina. Oggi, 70 anni dopo la liberazione da parte delle truppe alleate e in particolare dei canadesi che venivano entrando a Piazza Armerina a liberare l'Italia e quindi Piazza Armerina dalla dittatura. Oggi accogliamo e salutiamo i canadesi tornati qui in pace sulle orme dei loro soldati e li ringraziamo per ricordarci col loro esempio l'importanza di far rivivere la memoria di quel lontano passato. Quest'anno un gruppo di canadesi ha deciso di commemorare gli eventi, marciando ancora sui tracciati percorsi dai soldati per liberare la Sicilia. Le truppe canadesi lasciarono Piazza Armerina e cominciarono a marciare verso ovest, verso Val Guarnera ed Enna. Il 17 luglio una strenua battaglia fu combattuta contro i tedeschi. E come nelle altre battaglie, anche stavolta i bambini si trovarono nella linea di fuoco. Di fronte abbiamo la Villa Torre di Federico e nei pressi della Villa Torre di Federico, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, c'era stanziato il comando dei tedeschi. Proprio lì lavorava un bambino, poteva avere 6-7 anni. Questo bambino aiutava i tedeschi con piccoli lavoretti e loro davano qualche cosa così, anche qualche cosa da mangiare, vista la miseria che c'era in quegli anni. E cosa successe? Purtroppo papà e mamma di questo bambino morirono. E anche le famiglie allargate, cioè zie e nipote, non è che stessero granché bene. E questo bambino non poteva sopravvivere, era veramente in miseria. Il bambino divenne una mascotte per le truppe tedesche che lo nutrirono e lo lasciarono girare in libertà. Col tempo il comandante tedesco lo nominò caporale, così da fargli ricevere uno stipendio mensile, mentre gli alleati stavano arrivando. Appena gli alleati misero piede ad Enna e andarono al palazzo di città, l'attuale prefettura, e presero l'elenco di tutti i tedeschi. Cominciarono e degli italiani che avevano aiutato i tedeschi. Al primo posto c'era questo caporale. Questo caporale che era ritenuto come uno dei nazisti principali. E cominciarono a cercarlo in città. Immediatamente dopo gli portarono questo nazista. Il comandante degli alleati cercava questo nazista e vide un uomo che era lo zio. Dice: lei? No, dice, io non sono. C'è lui. Come lui? Dice: lui il bambino, sì. E così gli raccontarono tutto questo andazzo. Infatti il comandante degli alleati capì che era stato un'incomprensione burocratica più che altro, fece un sorriso, diede una pacca al bambino e lo mandò e cancellò il tutto. Però questo bambino rimase un caporale della Wehrmacht.
Nonostante morte e distruzione, la campagna siciliana fu piena di storie che mostravano l'umanità degli alleati e dei siciliani che li vedevano marciare nelle loro città. Mio padre è stato chiamato da un amico perché ero in braccio io a un soldato negro che mi dava dei cioccolatini o delle caramelle. Mio padre, impressionatissimo, corre per vedere cosa potesse capitarmi in quel momento. E niente, il soldato americano, visto che mio padre era concitato, era molto, molto preoccupato, il soldato americano mi ha posto immediatamente nelle braccia di mio padre dicendo ok, ok, nel senso di non è successo niente. Dopodiché lo stesso soldato ha omaggiato, diciamo, il mio padre con delle stecche di sigarette, del pacchetto di sigarette, e a me ha dato diverse tavolette di cioccolato. Io, felicissimo, tornando a casa, ho fatto una scorpacciata di cioccolato. La campagna era cominciata da appena una settimana e già i cadaveri venivano ammucchiati in tutta l'isola. Ad Enna, un mausoleo testimonia le tante vite spezzate in quel tempo. Tra poco, nelle città siciliane e nei punti esatti dove si sono svolte, riviviamo le terribili battaglie che infuriarono durante l'operazione. Le armate che venivano da tutti questi monti di qua, che voi vedete, che si chiamano Monte Rosomanno e che nel manoscritto voi potete leggere, i soldati tedeschi che fermarono per 2-3 giorni l'armata erano messe in queste grotte di qua. Finora abbiamo seguito soldati e civili, riuniti 70 anni dopo l'operazione, per rendere un tributo a chi è caduto. Oggi, 70 anni dopo, la liberazione da parte delle truppe alleate e in particolare dei canadesi che venivano entrando a Piazza Armerina a liberare l'Italia e quindi Piazza Armerina dalla dittatura. Oggi accogliamo e salutiamo i canadesi tornati qui in pace sulle orme dei loro soldati. Luglio 1943. La campagna è alla sua seconda settimana. Quasi mezzo milione di soldati alleati sono ora sull'isola. I canadesi avanzano al centro dell'isola. Raggiungono la periferia di Val Guarnera, pesantemente difesa dai tedeschi. Ma con loro sorpresa la trovano abbandonata dai nazisti e possono così raggiungere il centro abitato. Padre Agatino era un giovane assistente del parroco locale durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla morte di Monsignor Giacomo Magno, padre Agatino non soltanto divenne il nuovo parroco di Val Guarnera, ma ebbe in eredità uno speciale diario. Questo documento, ogni pagina, ogni anno, ogni rigo, è per me un palpitare assieme, cuore a cuore, con il personaggio che io ho avuto il piacere di stare con lui 5 anni prima della sua morte, perché ero suo cappellano. Lui era il parroco, io era l'aiutante o cappellano, come si chiama. Per cui queste memorie mi sono care sia dal punto di vista culturale e sia dal punto di vista sentimentale. Questo manoscritto è molto prezioso perché dà le notizie dei vari anni. Il 18 di luglio del 1943 entrarono i canadesi qua a Val Guarnera. Perciò sono delle date ben precise e particolari che bisogna guardare, leggere e seguire. 70 anni fa le strade della città videro camminare soldati canadesi dopo mesi di controllo tedesco.
Appena fuori Val Guarnera, la battaglia per il suo controllo era stata combattuta. Siamo nel punto strategico quando entrano le armate americane e canadesi. Le armate che venivano da tutti questi monti di qua che voi vedete, che si chiamano Monte Rosomanno e che nel manoscritto voi potete leggere, il Monte Rosomanno è tutto quello che voi vedete di là, per cui tutta l'armata veniva da quella parte di là. I soldati tedeschi che fermarono per 2 o 3 giorni l'armata erano messe in queste grotte di qua. Dei soldati hanno girato la postazione, sono scesi con le corde, con le cose, sono entrati dentro le cose e corpo a corpo hanno ucciso i soldati tedeschi. E così loro, l'avanzata dei soldati, poté avvenire verso la piana di Catania. Pagina 129 del manoscritto, domenica 18 luglio fu l'avanzata canadese contro Val Guarnera. Tutta la notte lavoravano i canadesi per ricostruire in legno il ponte del Buglio, che è una contrada vicino a Val Guarnera, fatto saltare con le mine dei nostri. E così lunedì mattino cominciò la sfilata dei mezzi motorizzati che durò circa 2 giorni. Settant'anni dopo, i canadesi ritornano a Val Guarnera per commemorare la battaglia. Questa presenza forte dei canadesi ha voluto testimoniare che non sono stati gli Stati Uniti o gli Stati Unitesi, ma è stata proprio il Canada, gli uomini del Canada che sono venuti con la loro organizzazione militare ad essere presenti qua e a liberare il nostro paese, anche il nostro paese, dalla dittatura fascista. Dopo 2 giorni di dura battaglia, i canadesi presero Val Guarnera ed erano a questo punto penetrati nell'isola, in attesa di poter conquistare il suo centro. Con il generale Patton, gli americani continuarono da nord sulla strada per il capoluogo, Palermo. Molti soldati di entrambe le parti caddero durante il pesante combattimento. Per me è una gioia fare conoscere questo pensiero di Monsignor Magno, anche se non è più, ma lui è vivo con lo suo scritto e con queste memorie storiche che sono preziosissime. Tra poco, mentre i soldati si sacrificano sul campo di battaglia, i civili in tutta l'isola sentono l'impatto del combattimento. In molti casi non sono i proiettili che possono ucciderli, ma altri effetti terribili della guerra. Che bella guerra! Pane un genere, eravamo arance. E mangiamo arance. Sì, c'erano arance. E poi ne venne la scabbia, in tempo viene la scabbia. Catessa, lo pane ne davano una catessa, tesserata. Vero o no? Sì. Finora, il cammino sulle tracce di Operazione Husky ha rivelato documenti originali che raccontano questi momenti veramente drammatici della storia italiana e canadese. Domenica 18 luglio fu l'avanzata canadese contro Val Guarnera. Tutta la notte lavoravano i canadesi per ricostruire in legno il ponte del Buglio, che è una contrada vicino a Val Guarnera, fatto saltare con le mine dei nostri. E così lunedì mattino cominciò la sfilata dei mezzi motorizzati che durò circa 2 giorni. V-
20 luglio, crocevia della stazione di Dittaino. Questa stazione ferroviaria fu un crocevia importante per radunare la prima brigata fanteria canadese per pianificare l'attacco ad Dassoro. Da qui i comandanti poterono organizzare l'operazione. Col proseguimento dell'operazione, i siciliani avvertirono la tragicità della guerra. Il cibo stava scomparendo nell'isola. Era una giovane ragazza e ricorda che dopo alcune settimane c'erano rimaste solo arance da mangiare. Tempi guerra, ma non ce n'era, eravamo arance. E mangiamo arance, sì, c'erano arance. E poi ne venne la scabbia, in tempo viene la scabbia. Catessa, lo pane andava una catessa, tesserata. Vero o no? Sì. E allora basta. Allora una cugina mia mi ha detto che non si poteva pigliare il pane, c'era il bollo, e il pane non ne potevamo pigliare. C'era una cugina mia, mi ha detto sa che fare, piglia dentro c'è canteggina, cucottone, legge, e ci levi, dice, e così pigliavo il pane di più, e lo mangiamo di più, se no niente. 21 luglio, cima del monte di Dassoro. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, i soldati canadesi furono capaci di prendere il controllo della cima del monte, prendendo la difesa tedesca di sorpresa. Mark Zocchi è uno storico e scrittore canadese che ha ripercorso le orme dei soldati canadesi nel 1943. Il Royal Canadian Regiment era bloccato dal fuoco di mortai, mitragliatrici, artiglieria, che arrivava da lì, da Leonforte e dai rilievi là dietro. Non si riusciva ad avanzare. Dovettero arretrare, tornare verso la stazione e riorganizzarsi. Fu a quel punto che capirono che la sola cosa da fare era conquistare Monte Dassoro. Cominciarono a studiare la stradina tortuosa che porta fin quassù, ma non c'era modo di farci passare carri armati e uomini. Li avrebbero ammazzati tutti, sarebbe stata una carneficina. Ma allora cos'altro si poteva fare? Cominciarono a studiare e osservare il territorio. Videro il lato sud-est del monte, sembrava impossibile da scalare, ma loro dissero, ce la faremo. I tedeschi non si aspettano di certo che lo facciamo. Ok, siamo proprio nel luogo dove il Hastings and Prince Edward Regiment si inerpicò. Prima si spostarono nella pianura, di notte, e arrivarono fin qui. Mentre salivano, ogni uomo portava con sé il proprio fucile e la borraccia, e li doveva passare all'uomo più in alto di lui. Poi doveva essere aiutato a salire lui stesso, riprendere la sua roba e poi aiutare il prossimo. Come scrisse Farley, nella storia del Hastings and Prince Edward Regiment, ogni uomo quella notte fece un piccolo miracolo. I tedeschi non sapevano cosa succedeva, erano certi che fosse impossibile. Fu dopo questo attacco che i tedeschi iniziarono a chiamare i canadesi della prima divisione fanteria i ragazzi di montagna di monti, perché non capivano come avessero potuto fare una cosa così. Questo reggimento versò il proprio sangue su questo monte. Sono riusciti in qualcosa quasi impossibile. Dopo le imprese quasi impossibili dei soldati canadesi, il reggimento Hastings and Prince fu sotto attacco dei carri armati e dei mortai tedeschi per giorni. Thank you for honoring our fallen today. 8 canadesi persero la vita in battaglia insieme a centinaia di tedeschi. La cima di Monte Dassoro era finalmente sotto sicuro controllo alleato. I canadesi svolgono il loro lavoro in modo silenzioso. Una volta un giornalista britannico scrisse: «I canadesi si fanno vedere quando ci sono problemi. Prendono il controllo, aiutano e poi scompaiono senza che nessuno si accorgesse che erano lì. Non si sono presi meriti, ma avrebbero dovuto farlo». Ed è esattamente quello che credo sia avvenuto nei vari conflitti nei quali si sono trovati. Vanno, fanno il lavoro necessario, poi tornano a casa. E la gente si dimentica di noi. Penso che negli ultimi anni il Canada ha iniziato a riconoscerlo. Siamo grandi nell'aiutare paesi in difficoltà.
Tra poco, il viaggio ci porta a Leonforte, dove ebbero luogo alcune delle battaglie più decisive. Là incontreremo un professore che soffrì durante tutte le battaglie. Siamo al numero 49 del Corso Umberto. Da qui io, qui sopra, c'era un ammezzato con una finestra da cui si poteva guardare quello che succedeva in questa strada. Io, durante la notte del 20-21 luglio, ho seguito da quella finestra lo scontro che si è ripetuto tra truppe alleate e truppe tedesche. Finora abbiamo ricostruito una strategia ingegnosa delle forze canadesi che riuscì a fare la differenza nella battaglia per la Sicilia. I tedeschi provarono a contrattaccare diverse volte, ma persero tanti uomini. Più di un centinaio perse la vita nel tentativo di riprenderci il monte. Ma ormai lo avevamo noi, e una volta che conquisti il punto più alto, sei in vantaggio. Questo ruppe l'intero fronte difensivo tedesco, da Leonforte fino a Monte Assoro. Si apriva dunque la via verso la prossima valle e verso Agira. Durante le invasioni bizantina e araba, le fertili terre, che allora si chiamavano Tavaka, erano ampiamente abitate. Durante il secolo XV, il principe Branciporti si impossessò del territorio, lo chiamò Leonforte. Per secoli, questa città, nel cuore della Sicilia, è stata vitale per l'economia dell'isola. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu posizione considerata strategica per entrambi i contendenti. Luglio, piazza principale di Leonforte. Una grande battaglia in strada e pesanti combattimenti videro i tedeschi costretti a lasciare Leonforte, occupata dai canadesi prima del tramonto. Jim Jefferson, il comandante delle forze armate canadesi, con un po' di denaro riuscì a convincere un ragazzino siciliano che conosceva bene questi luoghi a portare un messaggio al comando seconda divisione fanteria canadese. Il comando si trovava in una casa colonica proprio qui intorno. Gli disse: vai lì, digli che ho bisogno di rinforzi, ho bisogno di carri armati. Mezzi del reggimento Three Rivers si dirigono verso Leonforte. Sui carri si trova la fanteria. Si fanno strada verso Leonforte e conquistano la torre campanaria della chiesa, che i tedeschi controllavano. I tedeschi furono così colpiti dalla forza dell'attacco, dalla sua veemenza, che si sparpagliarono e fuggirono da Leonforte. E così prendemmo la città come risultato dell'azione. Il ragazzo che corse a consegnare il messaggio e salvò la vita di centinaia di soldati canadesi scomparve senza neppure rendersi conto che il suo gesto sarebbe stato in grado di cambiare il corso della battaglia. Il titolo del libro è Cose d'altri tempi. Il professore Antonino Protto era ancora un bambino quando la guerra bussò alla sua porta a Leonforte, ma ricorda quel giorno con molta commozione. Il professore ci accompagna sul luogo di quella battaglia. Siamo al numero 49 del Corso Umberto. Da qui io, qui sopra, c'era un ammezzato con una finestra da cui si poteva guardare quello che succedeva in questa strada. Io, durante la notte del 20-21 luglio, ho seguito da quella finestra lo scontro che si è ripetuto tra truppe alleate e truppe tedesche, che scontro che si completò verso l'una alle due di notte del giorno 21, perché la notte ho detto 20-21.
quando riuscirono gli alleati a distruggere un bulldozer tedesco che appunto li costrinse anche a una prima ritirata. Essendo solo un ragazzino, il professore si nascose in quella che era allora una trattoria con la sua famiglia mentre infuriava la battaglia. Dopo alcune ore il rumore degli spari cessò. Allora io sono uscito, ho aperto la porta perché le porte allora erano con chiusura esterna, ho aperto queste cose. Mentre aprivo c'erano dei soldati canadesi, che l'ho saputo dopo che erano canadesi, per me erano americani, alleati, truppe alleate, che vennero qui e vollero entrare. Io prima che entrassero ho detto che noi non c'erano che qui dentro, perché loro cercavano se c'erano ancora tedeschi nascosti in qualche parte, qui nelle traverse, nei portoni, eccetera. Io ho detto no, Germans, non ci sono tedeschi, va bene. Loro dissero che volevano entrare, avevano anche i mitragliatori, direi quasi spianati, non dico puntati, ma meno spianati. E allora li ho fatti entrare. E nel frattempo tutti quelli che erano dentro, mia mamma, le mie sorelle, gli amici, le donne che erano qui, le vicine di casa, che tutti quelli che videro entrare quelli. Voi dovete intanto immaginare che qui, essendo questo allora l'ingresso, c'erano una botte piuttosto grandicella dove noi mettevamo il vino, che mio padre andava a comprare o mandava a comprare dalle parti di Marsala dove il vino c'era. Prima però, almeno 15 giorni prima, quel vino era finito perché non se ne era più comprato con la guerra. Quindi quando sono entrate poi, parlando, io ho detto che non c'erano tedeschi e loro hanno detto a quelli che si erano messi anche i bambini con le mani in alto, ha detto no, abbassarono anche loro le armi, fecero segnare, quindi quelle si... E a me dissero, come vedono la botte, mi chiesero wine, c'è vino? Io ho detto non c'è, no wine. Ho fatto vedere, ho aperto la cannella, diciamo, della botte. Ho battuto che non c'era nemmeno una goccia di vino. La notte del 20 luglio segnò le vite di tanti abitanti di Leonforte e aprì la strada per l'avanzata finale delle truppe alleate nella riconquista dell'Italia. Tra poco, il grande epico tributo di tutti i canadesi da ogni parte, in grado di riunire famiglie e chiudere capitoli dolorosi. Siamo venuti per rendere omaggio a mio zio, il fratello di mio padre. Il suo nome era Ephraim Tart, che prese parte alla battaglia di Sicilia, dove è morto ai piedi di Monte Santa Maria, qui dietro alle mie spalle. È la prima volta in 70 anni che ci siamo recati in Sicilia. La mia famiglia non ha mai avuto occasione di venire fino ad oggi. Mio padre non è potuto essere presente e mi ha chiesto di venire a rappresentarlo per onorare la tomba di suo fratello. Finora abbiamo seguito la battaglia e il modo in cui gli alleati riuscirono a cambiare l'equilibrio della stessa. Ma per farlo avevano bisogno dei siciliani, desiderosi di libertà. Jim Jefferson, il comandante delle forze armate canadesi, con un po' di denaro, riuscì a convincere un ragazzino siciliano che conosceva bene questi luoghi a portare un messaggio al comando seconda divisione fanteria canadese. Il comando si trovava in una casa colonica proprio qui intorno. Gli disse, vai lì, digli che ho bisogno di rinforzi, ho bisogno di carri armati. Lo scrisse anche su un foglio di carta. Il ragazzino riuscì a penetrare le linee tedesche, a raggiungere il brigadiere Chris Falls, che era il comandante della fanteria canadese, e a dargli il messaggio.
25 luglio, altopiano a 1 miglio a sud-ovest di Nissoria. Durante la notte tra il 24 e il 25 luglio, le truppe canadesi avanzarono attraverso la campagna per occupare l'altura. Ma questa era pesantemente difesa dalle mitragliatrici tedesche. Il combattimento fu lungo e 91 canadesi persero la vita. Settant'anni dopo, canadesi da tutta la nazione sono arrivati ad onorare i propri parenti caduti. Tra loro, Gaylene Tart e la sua famiglia. Originaria del Quebec, è giunta qui per onorare suo zio Ephraim, che morì sui campi di battaglia siciliani. Good morning. That's the wrong way. It's this way. You do it that way. Nice to meet you. Sheridan Atkinson era un luogotenente del Reggimento Reale Canadese e il 24 luglio 1943 resterà per lui una data indelebile. Sapevo che non mi avrebbero accettato se non avessi avuto un'età appropriata. Avevo avuto esperienze in famiglia, perché mio padre combatté la Prima Guerra Mondiale e mentì a proposito della sua età. Dunque ne so qualcosa e quando mi chiesero l'età dissi che avevo 21 anni e ne avevo solo 17. In quei giorni, all'inizio della guerra, tutti erano ansiosi di reclutare gente. Arthur, Vernon, Bruce, Donald, Davidson, Highlanders, Royal Edmonton Regiment, Leopold Fillon, Royal 22nd Regiment, Alan Archibald, William Charles Davies, Seaforth Highlanders, Brother Reginald Clack, Seaforth Highlanders of Canada, Royal 22nd Regiment. Dopo la guerra, Sheridan è tornato sull'isola molte volte e si è incontrato con i siciliani che dopo 70 anni gli sono grati per i suoi sacrifici. Posso dirvi questo. Siamo liberatori. E loro ci chiamano davvero liberatori. Per esempio, a Ponte Corvo, quando abbiamo liberato la cittadina, uno dei nostri soldati si arrampicò sul campanile. Suonò la campana per annunciare che i tedeschi erano fuggiti. E la gente cominciò a gridare, a piangere dappertutto, quando sentirono la campana. Non l'avrebbero certo fatto se non avessero avuto la sensazione di essere liberi, come se qualcuno gli avesse restituito la pace. Credo che noi l'abbiamo fatto. Gaylene, Chris e la loro figlia Emily sono diretti ora a Monte Scapello, dove Ephraim ha perso la vita. Il mio nome è Gaylene Tart e sono qui in Sicilia con la mia famiglia, Christopher Van Jones e mia figlia Emily Van Jones. Siamo venuti per rendere omaggio a mio zio, il fratello di mio padre. Il suo nome era Ephraim Tart, che prese parte alla battaglia di Sicilia, dove è morto ai piedi di Monte Santa Maria, qui dietro alle mie spalle. È la prima volta in 70 anni che ci siamo recati in Sicilia. La mia famiglia non ha mai avuto occasione di venire fino ad oggi. Mio padre non è potuto essere presente e mi ha chiesto di venire a rappresentarlo per onorare la tomba di suo fratello. Mio marito ha trascorso ore e ore nelle ricerche degli archivi d'Italia, ricercando i fascicoli di mio zio. È andato anche alla cittadella di Quebec
per continuare le ricerche su quello che avevano su Efrem e ha trovato tante cose interessanti, anche delle foto di quell'epoca. Questi segnali hanno un'iscrizione su una placca fatta, credo, da Operazione Husky per commemorare ognuno dei soldati che hanno perso la vita qui in Sicilia. E per questo sono qui, assieme a mio marito e mia figlia, nel chilometro 23, dove sono tutte queste segnali in memoria dei soldati caduti, dove c'è anche quello di mio zio. Questo è commovente. Questa qui è una pietra che mi ha dato la figlia piccola di una mia nipote e che ha decorato con le sue mani perché voleva essere parte di questa celebrazione e mi ha chiesto di porla nella tomba di Efrem. Questo è Monte Santa Maria. Qualcuno proprio qui perse la sua vita. Dall'altra parte si vede Monte Scapello e da quel che sappiamo il 28, da quanto ci hanno detto, non ci furono particolari battaglie qui. Mandavano semplicemente pattuglie a perlustrare, ma la zona era pesantemente minata. I tedeschi cercavano di rallentare il più possibile l'avanzata degli alleati britannici, quindi i nostri toglievano le mine e mandavano pattuglie a controllare dove fosse il grosso delle forze tedesche. E in questa occasione Efrem perse la sua vita, il 28. Efrem era certamente qui e questo fu il passaggio che osservò negli istanti finali. Finalmente, il 30 luglio, la Royal 22 prese il controllo di Monte Santa Maria dopo aver perso molti soldati e conquistato la cittadina. Portami da Enna, scappammo. E andiamo a Villa Rosa. A Villa Rosa eravamo una ruta. A piedi. La ruta di una montagna. Tutto siamo andati, boom, boom. C'era una vicina davanti alla porta, è morta. E allora non avevamo un paura, siamo morti, siamo restati tutta la fossa. E invece poi scappammo di nuovo. E i tedeschi della strada, che camminavano, ia. C'era un po' di frasca, mi hanno messo davanti così, a frasca, quando mi vedevo, paura, e se n'è andata, avevamo un ciccaretto, e sopportare un ciccaretto. Mamma, dico, ora mio papà non ci posso venire, ci mettiamo in casa, dice, non ci vengo. Cosa dico a mio papà, che non ci diamo un ciccaretto, invece può lasciarlo. Come visto che i tedeschi si allontanarono, noi tipo cominciamo a ritornare a andare a Enna. Il 28 luglio, Monte Scapello. Le truppe canadesi furono bloccate in una difficile battaglia per conquistare e difendere la cima di Monte Scapello, 3.000 piedi. Una speciale cerimonia si è tenuta per onorare la vita di Efrem Tartt alle pendici del Monte Scapello, perché proprio qui perse la sua vita. Nelle forze militari in tutto il mondo esiste una tradizione, uno scambio di medaglie con diversi comandanti, persone che stimiamo. Il colonnello del reggimento, generale Alain Ferré, manda i saluti visto che non poteva essere qui con noi. È infatti il più alto membro del reggimento con queste mansioni. Ed è lui che normalmente ha il privilegio di dare le medaglie alle famiglie. Prima di partire, il generale Ferré mi ha dato la medaglia per fare questa presentazione qui ai piedi di Monte Santa Maria. Chiederei al comandante Morneau di darvi la medaglia del reggimento sulla quale troverete in miniatura tutti gli onori di battaglia, incluso quello di Catena Nuova per la quale siamo qui oggi. Questo a dimostrare il legame tra la tua famiglia, Gailin, e il nostro reggimento a causa del sacrificio di Efrem. È con l'aiuto di persone come voi che possiamo rendere omaggio alla memoria dei nostri soldati caduti.
Tra poco, Gaylin e la sua famiglia finalmente arrivano alla loro destinazione per chiudere un capitolo nella storia di famiglia, in un posto che è memorabile per tutti i canadesi, specialmente i soldati che caddero durante l'operazione. Sono passati 70 anni da quando i canadesi, gli americani e gli inglesi attaccarono la Sicilia in quello che fu il primo passo per liberare l'Italia dal regime fascista. Centinaia di migliaia di loro vennero dal cielo e dal mare, circondando l'isola mentre stavano puntando l'Italia. Nel 2013 canadesi ed italiani da tutte le esperienze di vita si sono riuniti insieme per commemorare quella battaglia nella quale il destino li costrinse ad agire come nemici. Per molti di loro questo intenso viaggio significa anni di preparazione, unendo famiglie lungo il percorso. Come parte della sua promessa a suo padre, Gaylin visiterà la tomba di suo zio e onorerà il suo sacrificio. Per Chris, suo marito, questo viaggio significa un premio. Dopo tante ore di ricerca in tutto il Canada per capire che cosa successe a Efren 70 anni fa. Presso il cimitero di Agira sono sepolti 500 canadesi. Ok, questo è il momento. Un ricordo, qualcosa per te, da parte nostra. Bello. Le tue radici. Eccoci qua. La bandiera del Quebec. Sì, ecco, bene. Puoi metterla qua? Sì, lì. Sì. Ecco fatto. Mio padre, se fosse qui, si emozionerebbe anche lui. Io gli voglio dire che ho fatto quello che gli ho promesso. Abbiamo liberato le nostre emozioni in questo viaggio che siamo finalmente riusciti a fare. Ma il viaggio non finisce qui ancora. Finalmente abbiamo potuto chiudere questo capitolo e spero sinceramente che mio padre possa ottenere questa pace interiore di cui ha bisogno. Il resto dei canadesi che stanno onorando la memoria di Operazione Husky è riunito ad Agira, nella piazza, per commemorare un momento veramente unico 70 anni fa.
La sera del 30 luglio, la banda musicale dei Seaforth Islanders of Canada suonò proprio in questa piazza. Fu un momento unico per i soldati e per i siciliani. Centinaia di siciliani uscirono per questa esibizione e il reporter della CBC, Peter Sturzberg, registrò l'evento. Si trattò del primo evento registrato dalla Sicilia e la BBC lo trasmise in tutto il mondo. A 70 anni di distanza, lo stesso concerto viene suonato oggi e ancora una volta centinaia di siciliani assistono. Italia e Canada sono due paesi molto differenti ora, ma gli eventi ci hanno unito in maniere inaspettate. Tra poco, la parte finale della battaglia e la cerimonia di chiusura del più grande tributo che Operazione Husky abbia mai organizzato. La nostra missione era di onorare i combattenti e coloro che sono morti nell'estate del 1943 in Sicilia. La ragione è perché non hanno mai veramente ricevuto un omaggio. A livello nazionale lo avrebbero meritato. È passato quasi un mese da quando un gruppo di canadesi ha deciso di commemorare i soldati caduti di Operazione Husky, che ha liberato la Sicilia 70 anni fa. La marcia è cominciata a Pachino e è continuata attraverso 20 città per diverse centinaia di chilometri. La marcia simbolica ha ricordato gli eventi che hanno portato al trionfo degli alleati. La notte del 31 luglio 1943, i battaglioni della prima brigata Canadian Infantry avanzarono fino alla periferia di Regalbuto, strenuamente difesa. 2 agosto, le truppe canadesi si impegnarono in una lunga marcia attraverso la campagna per impossessarsi di Monte San Giorgio e di lì respingere i tedeschi indietro verso Tower Hill. Il giorno successivo, le truppe canadesi costruirono una strada per permettere ai carri armati di avanzare ad est verso Adrano. La battaglia finale fu combattuta a Monte Revisotto, dove i canadesi furono determinanti per la liberazione della Sicilia dopo una marcia di 120 miglia e 28 giorni di missione. La maggior parte di coloro che caddero sono sepolti al cimitero canadese di Agira. Sherry ancora ricorda i suoi compagni caduti. Mark Zocchi sta scrivendo un libro su questa esperienza e su tutta l'operazione. Gailin e Chris sono riusciti ad avere una fotografia di Ephraim posta nel memoriale a Ottawa. Steve Gregory continua a raccogliere le memorie dei coraggiosi soldati che morirono 70 anni fa. Questo progetto mi ha insegnato qualcosa sui miei doveri di cittadino. Se siamo cittadini canadesi, dobbiamo gratitudine a questi uomini e donne che offrirono la loro vita. È un patto. Parte del patto è che noi li sosteniamo. E un'altra parte del patto è che quando le cose vanno male, noi li ricordiamo.
un'emozione profonda per me e per mio marito di essere davanti un soldato che è caduto e di essere qui quando hanno fatto il roll call. È veramente emozionante. Ero soltanto un bambino quando mio fratello mi è stato portato via. Conosco mio fratello molto bene, lo amavo, era una splendida persona e volevo dirgli grazie. Il padre di mia mamma fu ucciso il 19 luglio 1943 e come famiglia siamo venuti qui. È la sua seconda volta, ma per noi è la prima. È stata un'occasione spettacolare per onorare i soldati. Questo è importante per me, come siciliano, come italiano, di essere partecipe in questa cerimonia, perché ha liberato noi siciliani e italiani, perché loro hanno cominciato qui dalla Sicilia a liberare l'Italia e l'Europa. So, di quello che potevamo fare è onorare alla memoria di questi caduti con la nostra presenza. McCain, Perry, Saunders, Bingood, Pence, Wilson, Jay. La gente di Sicilia continua a raccontare le proprie storie a chiunque voglia ascoltare. Questi canadesi, come vedete, li ho visti per primo e personalmente, e quindi ci ho anche parlato. Operazione Husky ha cambiato il destino della Sicilia e probabilmente dell'intera Seconda Guerra Mondiale. Onoriamo i caduti, perché senza di loro probabilmente noi stessi oggi non saremmo qui. In 1955, Nunzio Tumino founded Aurora Importing with a simple idea that quality matters and began introducing Italian products like extra virgin olive oil to the Canadian market, paving the way for a whole new generation of ethnic imports and building a brand that stood for quality. And to this day, we still believe that quality comes first. Join us this year as Aurora celebrates 60 years of quality food for a quality lifestyle. Hi, Nuno. Now what are you doing? I'm installing new winter tires on Zia Sabrina's Dodge Dart so we can get you to Nona's house safely. Great! Don't forget Mommy's car. I won't. Yay!